Un ascensore si trova al piano terra, posizione A, e deve salire fino al piano D che si trova 20 metri più su. La massa dell'ascensore è 10 kg, quindi il suo peso è 98 N. Il moto dell'ascensore si divide in tre fasi, c'è cioè una prima fase di accelerazione da A fino a B, poi l'ascensore procede a velocità costante fino a C e poi c'è la fase di decelerazione, rallentamento da C a D. I dati di questo esercizio sono che la fase di accelerazione dura 2 secondi e al termine di questa fase di accelerazione l'ascensore avrà acquistato una velocità di 2 metri al secondo, partendo naturalmente da fermo all'inizio. Poi la fase a velocità costante, 2 metri al secondo, giunge fino a un'altezza di 17 metri e mezzo punto C. E infine gli ultimi 2 metri e mezzo, quindi da C a D, vengono percorsi in 2 secondi e mezzo con una decelerazione costante, fino a che l'ascensore si ferma in D. C'è da calcolare quanti metri ha percorso l'ascensore in accelerazione, quindi a B, vedremo che saranno 2 metri, poi il tempo di viaggio a velocità costante da B a C, ma soprattutto la cosa più importante è calcolare la tensione, la forza di tensione della corda che tira sull'ascensore, qui disegnata con questa freccia verde, sia durante la fase di accelerazione che durante il moto rettilineo uniforme, che durante la fase di decelerazione. Da notare anche l'uso dei simboli. Io ho chiamato con 1 la prima fase, quindi T1 è il tempo che dura l'accelerazione, delta S1 lo spazio percorso. Poi ho chiamato 2 la seconda fase e 3 la fase di decelerazione, quindi T3 2 secondi e mezzo e delta S3 lo spazio percorso 2 metri e mezzo. Cominciamo dalla prima fase e la cosa più importante è la tensione della corda. Si calcola applicando la legge di Newton. Il secondo principio, forza totale uguale alla massa dell'ascensore per l'accelerazione, che è quella forza totale imprime all'ascensore. La forza totale è la differenza tra la forza di tensione del filo e la forza peso. Infatti si fa la differenza ovviamente perché sono due vettori diretti in versi opposti. E ci aspettiamo che la tensione del filo sia superiore alla forza peso, perché proprio grazie alla differenza tra queste due forze, riuscirà a dare, un'accelerazione verso l'alto all'ascensore. Però per calcolare questa forza di tensione, dobbiamo conoscere l'accelerazione dell'ascensore, che si può calcolare proprio dalla definizione, perché è la variazione di velocità nel tempo. La variazione di velocità è stata, da 0 a 2 metri al secondo. Quindi 2 metri al secondo in 2 secondi T1, quindi un'accelerazione di 1 metro al secondo quadrato, che andiamo a sostituire nella legge di Newton e quindi otteniamo una forza totale uguale a 10 kg per 1 metro al secondo quadrato 10 N. Vuol dire che 10 N è la differenza fra queste due forze, quindi la forza di tensione è 10 N più della forza peso, quindi 108 N. Si poteva anche calcolare da quest'altra relazione. La forza totale è la differenza fra la tensione e il peso, quindi portando il peso dall'altra parte, la forza di tensione risulta, il peso 98 N più m per a 10 kg per 1 metro al secondo quadrato, quindi 98 più 10, 108 N. Calcoliamo anche lo spazio percorso in accelerazione delta S1, che sarebbe a B. Quindi con la formula del moto rettilineo uniformemente accelerato dobbiamo prendere la velocità iniziale VA, che è 0, per il tempo 2 secondi, più 1 mezzo per questa accelerazione di 1 metro al secondo quadrato per la durata dell'accelerazione al quadrato. La durata abbiamo detto è 2 secondi, quindi 4 secondi quadrati. Il risultato è 2 metri. Adesso passiamo alla fase BC, che è il moto rettilineo uniforme, che avviene a velocità costante 2 metri al secondo. Siccome non c'è accelerazione, perché la velocità si mantiene costante, vuol dire che la forza totale sull'ascensore è 0 e quindi la forza di tensione del filo è uguale alla forza peso, 98 N. È semplicemente il principio di inerzia, oppure lo possiamo anche vedere come caso particolare della seconda legge di Newton, forza totale uguale m per a, ma se non c'è l'accelerazione la forza totale è 0 e quindi le due forze, tensione e peso, sono uguali. Quindi
Questo di solito agli studenti sembra strano perché immaginano che se le forze fossero uguali, l'ascensore dovrebbe stare fermo. Invece no, se le forze sono uguali, l'ascensore va alla stessa velocità che aveva acquistato alla fine dell'accelerazione. Di solito gli studenti pensano che se un oggetto, in questo caso, va verso l'alto, vuol dire che la forza che lo tira su è più forte della forza che lo tira giù, ma non può essere così, perché se fosse più intensa la tensione del filo rispetto al peso, la velocità non si manterrebbe costante, ma l'ascensore continuerebbe ad accelerare, quindi aumenterebbe ancora di più la sua velocità. Invece, la velocità costante sta a significare proprio che le forze si pareggiano. Ora dobbiamo calcolare la durata, del viaggio da B a C. È un moto rettilineo uniforme, quindi basta scrivere la formula semplice, spazio percorso uguale velocità per tempo. Da notare i simboli, spazio percorso, delta S2, perché questa è la fase 2, è da B a C, e bisogna moltiplicare la velocità durante la fase 2, quindi V2, che è 2 metri al secondo, per il tempo T2, che è la durata, di questa fase. Perciò con la formula inversa ricaviamo T2 dividendo lo spazio percorso, che è 15 metri e mezzo, diviso 2 metri al secondo. E otteniamo 7 secondi e 75. Perché è 15 metri e mezzo lo spazio percorso? Perché adesso da B a C bisogna salire da 2 metri e 17 e mezzo. Quindi sono 15 metri e mezzo. Infine passiamo alla terza fase, la decelerazione. E ci aspettiamo che la tensione del filo sia minore di 98 N. Infatti, in questo caso deve vincere la forza peso sulla tensione e perciò produce un rallentamento della velocità che inizialmente è 2 metri al secondo nel punto C, ma poi deve portarsi fino a zero. E lo deve fare in 2 metri e mezzo e in un tempo di 2 secondi e mezzo. Quindi con questi dati andiamo a calcolare la decelerazione e poi la sostituiamo nella legge di Newton per trovare la forza totale, che è come al solito la differenza fra la forza peso e la forza di tensione. Calcoliamo prima quindi la decelerazione dalla formula dello spazio percorso. Lo spazio percorso è 2 metri e mezzo da C a D e si calcola con questa formula: velocità iniziale per la durata della frenata, meno, perché è un moto decelerato, un mezzo per la decelerazione per la durata della frenata al quadrato. Sappiamo che la durata della frenata è 2 secondi e mezzo e che la velocità all'inizio della frenata è la velocità nel punto C 2 metri al secondo. Sono infatti questi dati qui: la durata della frenata 2 metri e mezzo, lo spazio di frenata 2, la durata di frenata 2 secondi e mezzo, lo spazio di frenata 2 metri e mezzo. E la velocità iniziale nel momento in cui inizia la frenata a 2 metri al secondo è la velocità in C. Con la formula inversa ricaviamo la decelerazione. Infatti riscriviamo questa equazione: 2 metri e mezzo, qui moltiplichiamo, fa 5 metri, questo primo termine, meno un mezzo D per il quadrato di 2 metri e mezzo è questo. Ora portiamo un mezzo D, 6,25 secondi quadrati, a sinistra. A destra rimane 5 metri meno 2 metri e mezzo. Eccolo, e poi ricaviamo D moltiplicando per 2 e portando al denominatore questi 6,25 secondi quadrati. Facendo il calcolo, la decelerazione viene 0,8 metri al secondo quadrato. L'andiamo a sostituire nella legge di Newton e troviamo che la forza totale adesso è 10 kg per questa decelerazione appena trovata, sono quindi 8 Newton. 8 Newton è quindi la differenza fra la forza peso e la tensione. Ma se c'è una differenza di 8 newton, vuol dire che la tensione è 90 newton. Lo possiamo anche ricavare esplicitamente, perché la forza totale è la differenza tra la forza peso e la tensione, quindi con la formula inversa ricaviamo la tensione, che è i 98 newton della forza peso meno 8 newton, e quindi sono 90 newton. Perciò, riassumendo, la tensione del filo è superiore alla forza peso in accelerazione, uguale alla forza peso quando l'ascensore sale a velocità costante, e minore della forza peso in fase di decelerazione.